Gentili parrocchiani, cari amici ed amiche del Santuario Antoniano dell'Arcella, benvenuti a questo ultimo appuntamento alla scoperta del repertorio natalizio. Come avete di certo riconosciuto dall'esecuzione, non si può lasciar trascorrere Natale, nonostante tutto, nonostante la situazione che stiamo vivendo, senza quello che è probabilmente il più celebre canto natalizio al mondo. Pensate che nel 2018 ha compiuto ben 200 anni ed è un canto che è tradotto in 300 lingue e da circa 200 anni è eseguito e celebrato in tutto il mondo. Due anni e mezzo fa, insomma, poco più di due anni fa ormai in realtà, c'era questa ricorrenza dei 200 anni, quindi in tutta l'Austria sono state effettuate esecuzioni speciali per ricordare questo canto, addirittura si è tornati nei luoghi dove questo canto è stato composto, tutti visitabili peraltro, e devo dire, trovo personalmente affascinante come la storia di questo canto si intrecci con altre storie più o meno importanti, e mi sono accorto cercando tra le notizie anche con alcune esperienze mie personali collegate appunto alla mia permanenza e ai miei anni di studio a Vienna. E in questa, così, questo breve racconto che adesso voglio condividere con voi, appunto emergeranno tutte queste situazioni. Non me ne vogliate se questa volta mi dilungherò un pochino di più sulla storia, ma effettivamente per quanto riguarda la musica non c'è molto da dire, perché il canto ha una struttura estremamente semplice e questo sicuramente è anche un aspetto che ha contribuito alla sua incredibile diffusione. E quanto più invece c'è da dire sulla sua storia. Velocemente, per quanto riguarda un po' gli aspetti più prettamente musicali, dunque io adesso ne ho presentata una mia personale versione dove mi sono preoccupato di arricchire un pochino di più il percorso armonico in modo da renderlo anche più, come si può dire, intenso dal punto di vista emozionale, ma anche drammatico. Quindi insomma, ci sono nell'arco del brano una serie di tinte, di colori che appunto vogliono un pochino rompere la monotonia, ma pensiamo alla versione originale, in Italia conosciuta come Astro del Ciel, in lingua tedesca Stille Nacht, Heilige Nacht, che significa notte silenziosa, notte santa. Il canto è stato composto in origine per due voci soliste con una risposta del coro e con accompagnamento di chitarra. Questo perché ancora una volta l'organo della chiesa dove è stato eseguito il canto purtroppo era guasto, quindi ci si è dovuti arrangiare con quello che si poteva. Ma pensiamo che a quell'epoca, siamo nel 1818, un musicista del calibro di Gioachino Rossini definiva ad esempio la chitarra come una piccola orchestra, quindi era sicuramente uno strumento adattissimo in una situazione del genere. Il canto è composto appunto per due voci soliste che si muovono per intervalli di terze, vale a dire intervalli di questo genere. Nel nostro caso, ritroviamo i ritmi tipici della pastorale, comunque dei canti natalizi. Questi intervalli sono tipici anche della musica popolare. Venne eseguito dai due autori con un coro appunto della chiesa locale. La tonalità originale, diversa da quella in cui lo eseguiamo noi di solito, è quella tonalità di re maggiore di cui parlavamo anche la volta scorsa
riguardo a Tu scendi dalle stelle. Tonalità di tradizione barocca, come spiegavo, in realtà qui è una tonalità che è stata scelta molto probabilmente anche per esigenze di tessitura della chitarra. È una tonalità che sulla chitarra è facilmente suonabile, perché la chitarra, appunto, per la sua tecnica, le sue diteggiature, si muove con maggiore efficacia entro un territorio compositivo ed armonico che si è definito nel corso della tradizione. Giusto per ricordarci, eseguo ancora una volta velocemente la scala di Re maggiore e alcune armonie che su essa si possono costruire. Ecco, partiamo dalla nota Re ed eseguiamo la scala. Di diversi canti che noi eseguiamo regolarmente nelle liturgie, è una tonalità di lunga tradizione, impiego assai diffuso. Bene, tutto il canto in realtà si costruisce sui tre gradi principali di questa tonalità, quindi il primo grado, i cosiddetti gradi forti, il primo grado la tonica, il quarto grado la sottodominante, sei strofe, rischia di essere un po' monotono e quindi bisogna immaginare anche nella versione originale che la chitarra comunque esegue un ritmo di questo genere. E poi ci sono le risposte del coro, quindi c'è qualcosa che succede nel canto, altrimenti appunto sarebbe certamente noioso e non affascinante, come invece è da 200 anni. Bene, per quanto riguarda la musica, in verità non c'è molto altro da dire, ma invece veniamo a parlare della sua storia e dei personaggi che la popolano, delle situazioni e anche degli oggetti, perché vedremo che anche questi hanno delle storie da raccontare collegate a questo canto. Dunque, analizziamo innanzitutto il contesto. Siamo in Austria, nella regione di Salisburgo,
ci muoviamo tra paesini incantati, innevati d'inverno e sperduti tra le valli e le montagne dell'Austria, al confine con la Baviera. In realtà è proprio il cuore dell'Europa, se si vuole, dove una regione dove si mescolano anche dialetti tedeschi di origini antichissime e che sicuramente molti di noi avranno frequentato se sono amanti della montagna, quindi certamente conosceranno più o meno, forse anche meglio di me, i luoghi di cui parlo e il fascino di quelle terre. Siamo all'inizio dell'Ottocento, quindi tanto per inquadrare storicamente il momento, si sono concluse le guerre napoleoniche, c'è stato il congresso di Vienna nel 1815, l'Europa ha ricevuto un nuovo assetto, si parla della restaurazione perché i sovrani ritornano sulle proprie sedi. In effetti è un momento dal punto di vista storico, sociopolitico, così un pochino regressivo, insomma, si ritorna, è un momento conservatore di ritorno al passato. Per quanto riguarda la storia della musica, il classicismo propriamente inteso si sta concludendo e ci stiamo volgendo verso il romanticismo genuino, quello giovane che sboccerà di qui a pochi anni. Tanto per inquadrare, Ludwig van Beethoven morirà nel 1827, Schubert lo seguirà l'anno dopo, ma sono già nati tre autori molto importanti della nuova epoca: Felix Mendelssohn Bartholdy nel 1809, Friedrich Chopin e Robert Schumann nel 1810 e Franz Liszt nel 1811. Un breve sguardo sull'Italia: è ancora vivo Gioachino Rossini e nel 1813 nascerà Giuseppe Verdi. Questo per inquadrare un pochino il momento storico. Il Principato di Salisburgo è conteso tra l'Austria e la Baviera, perderà proprio in questi anni la sua indipendenza e verrà diviso tra l'Austria e la Baviera. Il fiume Salzach, che da sempre attraversa la città di Salisburgo e altri paesi importanti di quella regione, diverrà confine di Stato. E qui già incontriamo un primo personaggio, perché il fiume Salzach regolarmente inondava queste terre e sarà per questo motivo che nel 1937, a seguito di un'inondazione, verrà demolita la chiesa di St. Nikolaus a Oberndorf, dove venne eseguita per la prima volta Stille Nacht, e verrà eretta la cappella votiva, tuttora visitabile. C'è anche un museo dedicato a Stille Nacht e entrambe le abitazioni degli autori del testo e della musica nei rispettivi paesi sono ad oggi dei musei. Quindi questo appunto per inquadrare un pochino il contesto storico. La cronologia che riguarda il canto ci viene comunicata dallo stesso Franz Xaver Gruber, l'autore della musica, nelle sue autentiche motivazioni sulla nascita del canto, che lui ha redatto nel 1854. Il primo ad apparire sarà il testo ad opera di Joseph Moore nel 1816, mentre era curato a Maria Pfarr in Lungau. Due anni dopo, proprio in occasione della composizione di questo canto, comincerà la sua collaborazione con Franz Xaver Gruber, che vedremo porterà altri frutti. Perché appunto si ritroveranno entrambi ad Oberndorf e ad Arnsdorf e Mohr proporrà il suo testo a Gruber per la composizione di una musica poi eseguita nelle circostanze che abbiamo visto. Ecco, questo è
quello che riguarda la genesi del canto. Cominciamo a vedere adesso, già appunto menzionavo prima gli oggetti, no? Vediamo appunto che storie ci raccontano questi personaggi così speciali. Beh, parliamo ad esempio dello spartito del canto. Lo spartito del canto è tuttora conservato, è stato ritrovato nel 1995, la copia originale, peraltro si può anche trovare in riproduzione su internet, vi sono numerosi esemplari, perché numerosi sono anche i siti web che parlano di questa storia e di questo canto, e numerose sono al giorno d'oggi anche le esecuzioni della versione originale di questo canto, che soprattutto negli ultimi anni, sappiamo per la tradizione e l'abitudine del popolo austriaco di conservare con profondo zelo le testimonianze della loro storia nello stato originale, ebbene questo brano nella sua versione originale, soprattutto negli ultimi anni, dicevo, ha vissuto una riscoperta molto, come si può dire, sì, una riscoperta molto diffusa ed entusiasta, e quindi viene riproposto quasi ogni anno in occasione della vigilia di Natale, anche perché da sempre gli austriaci considerano questo canto, considerano anzi l'occasione unica adatta all'esecuzione di questo canto il 24 di dicembre, e precisamente il tardo pomeriggio verso le ore 18:30, quando si svolge il tradizionale rito in famiglia dello scambio dei doni attorno all'albero di Natale, una tradizione tipicamente nordica ed oltralpe, a differenza della tradizione del presepio, che sappiamo è più tipica dell'Italia, della nostra terra. Io posso parlare anche per esperienza personale, per essermi trovato di persona in una di queste situazioni, naturalmente molto affascinante e suggestiva, perché subito ricorda di tempi trascorsi, no? Una piacevole e tranquilla riunione di famiglia dove si mangia dopo una semplice cena prima di partecipare alle celebrazioni natalizie serali e poi la messa di mezzanotte. Quindi è proprio un modo anche molto profondo e sentito di vivere il Natale. Immaginiamo poi che appunto in Austria sono diffusi i gruppi corali, le cappelle ecclesiastiche, quindi occasioni di esecuzioni di musica, in particolare nel periodo natalizio, in particolare di questo canto, ce ne sono numerose. Bene, ma vogliamo adesso parlare un pochino appunto di questo spartito. Dopo l'esecuzione venne raccolto da un certo Karl Mauracher. Questo Karl Mauracher era originario dello Zillertal, nel Tirolo austriaco, ed era un costruttore d'organi, esponente dell'importante casa organaria Mauracher, che più di 100 anni dopo eresse l'organo della chiesa parrocchiale di Cortina d'Ampezzo, organo tuttora esistente, restaurato e perfettamente suonabile, uno strumento di pregio. Non solo, questo signor Mauracher prese lo spartito con sé e se lo portò nello Zillertal, nel suo paese. Assieme alle famiglie Strasser e Rainer contribuì notevolmente alla diffusione di questo brano. Molto bene, all'incirca 200 anni dopo, negli anni in cui io studiavo a Vienna, ho avuto l'onore ed il piacere di essere studente con un certo professor Rainer per quanto riguarda lo studio della prassi storica dell'esecuzione della musica antica. Questo professor Rainer, che è stato anche relatore delle mie tesi, dei due diplomi che ho conseguito all'Accademia di Vienna, oltre ad essere un
capacissimo musicista ed esperto conoscitore della storia della prassi esecutiva, è stato a sua volta allievo di Joseph Mertin, il pioniere dello studio di questa disciplina, il maestro di Nikolaus Arnoldkurt, di Sigiswald Koiken, di Gustav Leonhard e di altri importanti musicisti che si sono occupati di questo settore, a sua volta anche costruttore d'organi e direttore d'orchestra per quanto riguarda gli ensemble di musica antica. Collaborò a lungo col professor Hans Swarovski, il fondatore dell'Accademia di Vienna per quanto riguarda la direzione d'orchestra. Bene, questo professor Rainer mi raccontava che lui è originario della Carinzia, vale a dire la regione prospiciente il nostro Friuli Venezia Giulia, ma la sua famiglia era originaria del Tirolo austriaco. E io ho avuto anche il piacere di conoscere quello che poi è diventato mio carissimo amico, Nikita Gasser, che ha eseguito la parte di organo della terza sinfonia di Camille Saint-Saëns, che è stato il brano che io ho diretto durante il concerto di diploma all'Accademia di Vienna. Quest'opera è particolare per avere dentro l'organico orchestrale, proprio tra i vari strumenti, un grande organo come quelli che noi normalmente conosciamo, che appunto nel corso del brano esegue degli efficaci interventi con questo colore affascinante ed estraneo all'orchestra che sempre coglie di sorpresa l'ascoltatore. Bene, questo maestro Nikita Gasser, organista diplomato dell'Accademia di Vienna, è nato nell'Alto Adige, ma anche lui mi raccontava che la sua famiglia è originaria del Tirolo e addirittura durante gli anni del ventennio fascista vide il suo cognome italianizzato in Vicolani, perché il termine Gasse in tedesco significa vicolo, stradicciola. Ecco, quindi io ho avuto insomma questa interessante esperienza di entrare in contatto con queste persone che potrebbero essere collegate insomma con i protagonisti della nostra storia. Sempre riguardo agli oggetti e alle storie che ci possono raccontare, dobbiamo anche pensare che dal 1993 ad Hallein, che è la città dove Franz Xaver Gruber è morto ed è sepolto, c'è tuttora la sua tomba, la sua casa è divenuta un museo e custodisce la chitarra che Joseph Mohr suonò in occasione della prima esecuzione del canto. Adesso possiamo così brevemente, anche per concludere così questa breve racconto su questo canto celeberrimo, dire due parole riguardo ai suoi autori, i quali provenivano da una situazione alquanto diversa, ma si sono incontrati ad Oberndorf proprio in occasione di questo canto. Bene, Joseph Mohr è nato a Salisburgo nel 1792 ed è morto a Wagrain nel 1848, quindi è un compositore che si può ascrivere al primo romanticismo, non era un compositore, è stato un autore, era un sacerdote ed un insegnante. Ebbe un'infanzia difficile perché suo padre, che era originario di Maria Farra, dove lui riceverà il primo incarico da curato, era un soldato mercenario che purtroppo abbandonò la famiglia, pensate, e la madre, che era una semplice ricamatrice, con tre figli peraltro illegittimi. Quindi possiamo immaginare quanto l'infanzia di quest'uomo a quell'epoca lì potesse essere complicata. Ciò nonostante, con l'aiuto e il sostegno finanziario di padre Johann Nepomuk Hirnle, un altro sacerdote, riesce a frequentare il liceo e l'università di filosofia e poi a compiere i suoi studi teologici e
ad ordinarsi sacerdote. Diviene curato a Maria Pfarr e dal 1817 fino al 1819 sarà ad Oberndorf e appunto in quegli anni insieme con Franz Xaver Gruber compone Stille Nacht. Ma ci riserva un'altra sorpresa questo autore, perché nel 2006 a Wagrain, ora custodito nel museo Wagger, dedicato proprio a Joseph Mohr, viene rinvenuto un Te Deum che lui scrisse insieme con Gruber, e questo starebbe a testimoniare che la collaborazione tra i due autori non si sia limitata e non si sia fermata all'epoca di Stille Nacht. A Joseph Mohr, nei paesi dove lui appunto ha vissuto e poi è morto, sono dedicate anche scuole e si può visitare anche la sua casa canonica, che conserva ancora tracce del suo passaggio. La situazione, la biografia di Franz Xaver Gruber, autore della musica, è alquanto diversa più fortunata. Lui nasce a Unterweizberg nel 1787 e morirà ad Hallein nel 1863. Lui era figlio di un tessitore, Josef Gruber, e dal padre apprenderà il mestiere che praticherà fino ai 18 anni. Nel frattempo scopre la passione per la musica ed in particolare per il pianoforte e l'organo, ma soltanto a 18 anni riuscirà a compiere i suoi studi organistici con Georg Hart Dobler e riuscirà anche a conseguire diploma in una scuola di musica locale. Nel 1807 viene già nominato organista, sacrestano ed insegnante ad Arnsdorf. La sua vita poi sarà più felice, in quanto lui si sposerà due volte e avrà molti figli e avrà un'intensa attività come compositore, organista e direttore di cori. I suoi figli, peraltro, non tutti sopravviveranno, va detto questo, e anche la prima moglie, purtroppo, lui la perderà, ma quei figli che sopravviveranno, diversi di loro proseguiranno la sua strada, diventeranno anch'essi musicisti e fonderanno molte cappelle ecclesiastiche e società corali per la promozione e la diffusione del canto, e ci lasceranno anch'essi opere di musica sacra. Quindi, insomma, davvero personaggi legati comunque ad una storia più piccola, ad una storia locale, però che sicuramente forse sono stati anche più importanti di quello che a noi appaiono oggi, e certamente potrebbe essere interessante continuare a studiare le loro opere anche per conoscere veramente qual è stata la sua produzione, che nel caso di Gruber si concentra naturalmente sui mottetti, sulle messe, sulle opere di musica sacra, ma che appunto è più intensa di quello che a noi appare oggi e probabilmente anche di quello che ad oggi si è conservato. Bene, io non ho altro da aggiungere, anche perché non voglio risultare eccessivamente tedioso. Comunque tutte queste informazioni si possono trovare sia nella letteratura sia su internet al giorno d'oggi. Rinnovo anche in questo ultimo appuntamento il mio augurio per quanto riguarda l'anno nuovo ormai avviato, e anche naturalmente l'auspicio di ritrovarvi nei prossimi appuntamenti. Il prossimo, come annunciavo già, come anticipavo nello scorso video, sarà dedicato al nostro organo, e spero così
di suscitare anche un po' la vostra curiosità e il vostro interesse rispetto allo strumento che ascoltiamo tutte le domeniche. Credo che sarà interessante scoprire che ha molte più sfaccettature che magari ad un primo sguardo non si colgono, anche perché molto semplicemente possiede molte molte più canne rispetto a quelle che noi possiamo scorgere guardando magari i prospetti dei due corpi principali dello strumento dalla posizione intorno alla celletta del santo. Buona domenica, ancora auguri a tutti quanti e a presto.